benvenuti a un nuovo video di Esplorando la Cosmesi. Oggi parleremo di quali sono gli effetti del cloro che troviamo in piscina sulla pelle. Magari ora che ci addentriamo verso la bella stagione, andiamo alle piscine pubbliche, ma anche per fare un po' di attività fisica andiamo in quelle che sono le normalissime piscine presenti all'interno delle palestre per anche rinfrescarci un po'. Ma effettivamente ci sono dei danni a livello della pelle come anche dei capelli? Effettivamente degli studi hanno dimostrato come il cloro presente all'interno delle piscine possa, diciamo così, danneggiare leggermente la pelle. Innanzitutto, se all'interno delle piscine il cloro non è bilanciato con il pH adeguato, si può avere un'alterazione del film idrolipidico della pelle e quindi andare a causare la secchezza della stessa e fa sì che la pelle sia più esposta a irritazioni e infiammazioni. Sicuramente comunque nei vari stabilimenti, comunque in molti stabilimenti, questo tipo di fattore viene sempre monitorato e calibrato. In generale quello che accade è che fondamentalmente sulla nostra pelle, ma anche comunque nel nostro organismo, siamo come dire, popolati da una serie di altri microrganismi che vivono in simbiosi insieme a noi. Spesso comunque stare spesso in piscina potrebbe alterare quello che è questo equilibrio con questi batteri, perché comunque il cloro è fatto proprio per disinfettare e igienizzare un ambiente comunque umido, che è appunto costituito da acqua all'interno della piscina, però a contatto con il nostro organismo, ecco, può non fare distinzione tra cosiddetti batteri buoni e batteri patogeni. Quindi in questo caso quello che vi si consiglia sempre è quello di sì, andare in piscina, fare attività fisica, prendere il sole, però comunque non rimanere all'interno della piscina per molto tempo. Anzi, magari la cosa ideale sarebbe quella che una volta usciti dalla piscina, prima di rientrarvi una seconda volta, di fare una doccia per eliminare il cloro in eccesso e di applicare magari delle creme idratanti, perché è la caratteristica comunque diciamo più comune che si ha in piscina, è proprio quella di avere la pelle tendenzialmente secca. Un altro effetto che si ha spesso con la piscina è anche l'opacità che si hanno sui capelli. Spesso e volentieri accade che i capelli si sfibrano, si spezzano, diventano opachi. Questo perché comunque la pelle il cloro va a rimuovere quello che sul capello è presente come un olio che li protegge, un olio naturale che viene prodotto e che fa sì che la cheratina venga preservata. Il cloro questa lo rimuove e quindi crea il capello più soggetto, rende il capello più soggetto a questo tipo di danni. Allora noi, per diciamo prevenire questi danni ma allo stesso tempo anche curarli, l'ideale sarebbe quello di andare in piscina con un'apposita cuffia in silicone per proteggerla da questo tipo di sostanze, e magari una volta comunque effettuata la detersione dopo la piscina applicare un olio protettivo ristrutturante. E sicuramente questi sono dei consigli comunque molto indicativi. La cosa comunque molto importante è quello di mantenere sempre la pelle idratata, e anche se si sta molto tempo a sole con il cloro, mi raccomando anche bere tanto, sempre 2 litri d'acqua al giorno. Spero che questo video vi sia stato utile e a presto. Ciao!